Salve a tutti carissime sorelle e fratelli campanisti. Oggi è mercoledì 14 settembre 2022, sono circa le ore 14 e io all'ora di pranzo rompo un po' le scatole a qualcuno che nei giorni scorsi, che anche per causa dei suoi impegni non è stato possibile acchiappare, bloccare. Comunque sono in compagnia dell'amico Vito Grasso, che del gruppo Grasso. Gruppo Grasso. E ora facciamo due domande che diciamo interessa a noi camperisti più che altro. Innanzitutto, qui a Parma, la tua figura, l'attività che state svolgendo in questo periodo di fiera, che terminerà il 18 di questo mese, particolare, questo lascio dire a te, che come sta andando? Sta andando per i nostri marchi. Noi quest'anno abbiamo rappresentiamo soltanto due brand dei marchi che rappresentiamo nella qualità di concessionarie, e rappresentiamo Challenger e Malibu, quindi abbiamo questi due marchi. Era previsioni di pubblico ottime, anzi forse qualcosina in più anche degli altri anni. Poi delusione, vediamo molta delusione da parte dei visitatori che vengono a trovarci, e purtroppo dobbiamo sempre dire già da qualche annetto che anche a casa, di gente che aspetta nei camper che non arrivano, cioè, e continuiamo anche per quest'anno a dire la stessa cosa. Purtroppo ci sono pochi mezzi disponibili, e quei pochi mezzi che abbiamo a disposizione in qualche caso non abbiamo neanche ancora le previsioni di consegna, e quindi si soffre anche sotto questo. Cioè, però, sono periodi duri. Però una freccia al mio arco, al vostro favore, per quello che avete detto, per quello che io sento in giro dai fratelli camperisti, la devo scoccare. Cioè, dire vero è che chi ha acquistato il camper nel 2020-2021 ha voluto attendere un anno, sta ancora attendendo addirittura, però è anche vero che lo sanno, attenzione, non è una delusione sotto quell'aspetto, è una delusione che ci siano mezzi tanti da poterli consegnare, ma lo sanno perché fino all'ultima persona che abbiamo incontrato al Lido di Noto ci ha detto che sta aspettando il suo cambio nuovo, non diciamo la marca perché non è manco giusto, e che comunque già sapeva che gli doveva arrivare dopo un anno e passa, tra giugno, dopo così un anno, tra giugno e settembre. Sì, però il problema è che non si sta lavorando come abbiamo sempre lavorato negli altri anni, con la massima serenità e tranquillità. E che cos'è che è detta la differenza tra gli anni passati e che ora? C'è stato un forte aumento di richiesta del mondo, soprattutto dal Covid, certo. Okay? Molti sono, anche molti giovani che si sono avvicinati al mondo del camper, soprattutto sui van, infatti c'è stato un incremento di vendita sui van. Poi le problematiche lo sappiamo ben tutti, che sono quelle legate alle componentistiche dei mezzi. Stellantis ha difficoltà alla produzione dei mezzi, quindi come vedete qua ad esempio in Challenger non c'è un Fiat, noi abbiamo solo Ford. Ma alcuni camper visto pure. In alcuni sono Citroen e Ford, perché sono gli unici due che stanno riuscendo un po' a sfornare qualche meccanica. Si parla sempre di mezzi nuovi. Voglio dire, a livello proprio nazionale, a parte ognuno il proprio punto vendita, il gruppo Grasso offre l'assistenza nel caso in cui, quasi in tutti i casi, il soggetto deve richiedere un finanziamento, perché non parliamo di 10-20 mila euro, ma parliamo di un certo importo. Ecco, se lo chiarisce, questo accompagnamento fino all'acquisto da parte vostra? Allora, noi abbiamo sempre, perché noi nasciamo sul mondo auto, quindi siamo concessionari auto, e poi abbiamo scelto anche il ramo della Caravan, quindi abbiamo preso. Questa è una notizia che io sconoscevo. No, siamo noi principalmente, la nostra concessionaria è una concessionaria. Sì, quello non lo so, pensavo fossero due cose separate. No, sono due cose separate all'interno, diciamo che l'operatività, l'organizzazione. Una è figlia dell'altra, perché dalle auto è sempre arricchito. Quindi il nostro obiettivo principale è il post vendita e i servizi, di dare. Siamo già abituati a questo, quindi abbiamo dei capi officine, abbiamo una struttura e delle officine adeguate proprio per dare l'assistenza. Se noi, quando abbiamo consegnato il camper nuovo,
subito presentiamo immediatamente nella consegna del camper nuovo come l'auto, presentiamo tutto il reparto che è post vendita, quindi dal magazzino ricambi all'assistenza eccetera, perché quelli sono quelli che poi devono coccolarsi, certo, e garantire il cliente, seguirlo passo passo di tutte le problematiche. Quindi su questo già lo facciamo. È importante. Non è importante, ma è importantissimo, perché è diverso, non è importante, perché io acquisto un prodotto, posso scegliere anche un concessionario, ma non è quando c'è un problema è legato al prodotto, ma più che altro potrebbe essere legato alla concessionaria, che non riesce magari poi a dare magari una giusta assistenza. E questo è deficitario. Il prodotto se ha un problema. Questo è molto deficitario. Cioè, non garantire poi un'assistenza giusta, onesta ed equa. Se c'è un problema dall'auto anche legato al cambio, il problema non è che un costruttore nega mai un problema. No, però se io acquisto un'auto e l'auto ha un problema, non è che il costruttore negherà mai il problema. Quindi tutto sta al post vendita, quindi a chi fa le garanzie, a chi ha contatti diretti con casa madre, a impostare in giusti modi e seguire il cliente, anche quanto una casa madre o un costruttore dovrebbe negare un intervento. Okay, anche i figli degli altri. Riduciamo la raggio d'azione e ci andiamo a casa nostra in Sicilia. Parlaci del tuo operato in Sicilia, del gruppo Grasso in Sicilia. Il gruppo Grasso è un'azienda. Tanto dove è ubicata? Diciamo. Noi siamo a Rantazzo, provincia di Catania, come sede, ma abbiamo più settori all'interno della nostra. Sì. Non ci occupiamo soltanto di camper, come ho detto, neanche soltanto di auto, ma siamo dalla carrozzeria all'officina meccanica, 360. Siamo anche costruttori di determinati veicoli, quindi insomma abbiamo tante cose, io sconoscevo e tanti dei nostri fratelli lombresi sconoscevano. Siamo diciamo molto ampi. Ecco, se eventualmente qualcuno è stanco della macchina di lusso, porta la macchina e prende un cambio, o viceversa, lascia un cambio e prende la macchina, non ci sono tranquillamente. Abbiamo il reparto usato auto, abbiamo il reparto usato auto nuove, abbiamo il reparto camper, abbiamo il reparto assistenza. Allora, caro Vito, io ti ringrazio a nome di tutti coloro i quali. Grazie a voi. Vuoi dire qualcosa in chiusura? Te ne saremmo molto grati per i fratelli camperisti che ci seguono e perché anche chi dovrà comprare un'auto a questo punto. Siamo a vostra disposizione, qualunque sia il nostro problema. Noi abbiamo sempre un motto che abbiamo sempre portato con noi, sì, perché siamo di generazione in generazione nella nostra società, gruppo Grasso accanto ai nostri clienti. E questo è quello che noi cerchiamo sempre di partire anche ai nostri dipendenti e noi stessi a proporci ai clienti. Allora, carissime sorelle, carissimi fratelli camperisti, abbiamo avuto la fortuna di venire a sapere tante belle novità che io da siciliano non conoscevo da parte di Vito Grasso e spero che questo si possa essere utile a voi tutti. Sapete che non è che Vito Grasso ha parlato e una cosa circoscritta in Sicilia, ma lo potete arrivare da qualsiasi punto d'Italia, d'Europa, non ci sono problemi e lo vedete per quello che è, perché io già lo conosco da prima ed è così, non incarna il personaggio adesso perché è qui, ma è così. Vi rende partecipi, il suo numero telefonico lo potete contattare quando volete voi e, come si dice in Sicilia, dall'acqua fino al sale, dalla vendita fino a garantire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, e quello che ho capito, poi uno quando si stufa va lì e si cambia nuovamente il mezzo. Carissimi amici, vi saluto, vi mando un bacio, alla prossima dalla Fiat di Parma, ciao.